Buongiorno, buongiorno da Star Casino Sport. Siamo anche oggi in compagnia di un personaggio speciale e abbiamo dei contenuti nuovi da proporvi, soprattutto in una location nuova, mai vista, inedita. Francesco Magnanelli, Ciao, buongiorno. buongiorno a tutti. Grazie di Buongiorno. essere qui, sono super orgogliosa di poterti intervistare. Grazie. Per me è un onore. Vuoi dirci tu? Vuoi svelare tu questa location? Dove siamo? Beh, siamo allo stadio Ricci di Sassuolo, è una location ovviamente per me speciale, ma speciale penso per tutti i tifosi sassuolesi. Credo che questo sia un po' il loro stadio e si riconoscono in questo ed è veramente un piacere sempre essere qui e poterne parlare. Tu hai iniziato qui, vero? Questo Sì. era lo stadio in cui giocava il Sassuolo. Sì, ho iniziato qui tantissimi anni fa, ero veramente un ragazzino. E è cambiato molto, ma rimane sempre uno stadio, ovviamente per me, molto molto speciale. Simbolo, ma qui è indossato anche la tua prima maglia col tuo primo numero. Tu ricordi? Sì, qua sono successe tante cose perché, come ti dicevo, sono arrivato che ero veramente, avevo 20 anni e non sapevo se questo sport, se questa passione potesse in qualche modo diventare un lavoro e fortunatamente lo è diventato. Ho Ma indossato. hai ancora quella maglia lì famosa? L'hai conservata la tua prima Io maglia? sì, sono abbastanza appassionato di Sì. maglie e quindi ovviamente ho tutte le mie, tutti gli anni, tutti i colori e allo stesso tempo ho avuto la fortuna di poterne cambiare tanti con tanti altri giocatori e diciamo che ho un bel magazzino di maglie importanti, quello sì. Bello. Ne siamo sicuri perché tu qui hai iniziato e hai continuato raccogliendo il record di presenze. Nessuno, prima di te ha raggiunto questo obiettivo. Tu sei proprio entrato nella storia del Sassuolo. Come ti fa sentire questo? Beh, mi fa sentire ovviamente, qualche mese fa ho dato l'addio al calcio, quindi ti rendi conto probabilmente solo alla fine, quali sono i traguardi raggiunti. Al momento te li godi, è bello, ti diverti, poi guardandoti, da lontano, nel momento in cui stacchi, ti rendi conto di aver fatto comunque qualcosa di bello e soprattutto di aver fatto qualcosa di bello con una società che mi ha dato l'occasione quando nessuno me l'aveva data, di una città che mi ha accolto, dei tifosi che mi hanno accolto, una famiglia, una proprietà, tutta la gente che lavora intorno a Sassuolo mi ha sempre veramente voluto un sacco bene. E io, diciamo semplicemente, se si può dire così, ho semplicemente fatto quello per cui avevo dei sogni da bambino e poterli fare con la stessa squadra, salendo di categoria, raggiungere la massima serie, raggiungendo comunque va degli obiettivi importanti, alla fine di una carriera ne vado ovviamente molto molto orgoglioso. È proprio qui, infatti, tu sei cresciuto con loro dal cambiamento dello stadio alla crescita nelle varie categorie, quindi nessuno meglio di te ha incarnato questi valori di questa società, lo spirito con cui ci sei cresciuto. Ma quali sono? Dovessimo raccoglierli in pochi aggettivi, cosa trasmette il Sassuolo? Ma Sassuolo è una piazza molto particolare, nel senso che ha come tutte le piazze dei piccoli difetti che ovviamente si porta dietro, che cerca di migliorare, ma quello è ovvio. Però allo stesso tempo ha tantissimi pregi. Ripeto, qui la familiarità, il lavoro quotidiano, il programmare, il non avere grandissime pressioni, dà la possibilità ai giovani di crescere, avere ambizione, perché questa società ha sempre avuto ambizione seguendo le linee guida che sono arrivate dalla famiglia Squinzi, dalla proprietà. Abbiamo in qualche modo dai dirigenti a cascata tutti cercato di portare qualcosa e la propria ambizione in questa società e credo che negli anni ci siamo riusciti, quindi la possibilità di poter lavorare in serenità in questo ambiente è fondamentale. Però allo stesso tempo abbinata ad un'ambizione che ti porta comunque vada a migliorare quotidianamente, a cercare di crescere quotidianamente, perché questa società non si è mai fermata, non ha mai smesso di pedalare e penso che dopo 10 anni di Serie A,
abbiamo e hanno raggiunto grandissimi, grandissimi traguardi. Assolutamente sì. Tra l'altro un traguardo anche per te importante è arrivato nel momento in cui ti hanno messo lì la fascia di capitano al braccio, ma quelle sono emozioni, anche quelle che ovviamente non si dimenticano. Cosa hai pensato però in quel momento? Hai detto, oh, adesso sono cavoli, oppure, oh, finalmente, non vedevo l'ora? Ma no, io ho sempre reputato, ti dico la verità, dopo diversi anni che ero qui, perché ero già 7-8 anni che ero al Sassuolo, avevo, tra virgolette, l'ambizione di poter un giorno fare il capitano, perché comunque per me è una cosa bella, sono cresciuto con determinati valori e il poter cercare di trasmetterli, dar continuità a determinati valori per me era una cosa bella, era un obiettivo. L'ho voluta e ho cercato in tutti i modi di cercare di rappresentarla al meglio. Spero in parte di esserci riuscito. Ormai si parla di tanti anni che ho fatto con la fascia al braccio. Assolutamente. Adesso sì. Non ce l'ho più, però spero nel mio piccolo di essere riuscito a trasmettere determinati valori che mi sono portato dietro alla famiglia, che mi sono portato dietro dal settore giovanile in cui sono cresciuto in Umbria, e allo stesso tempo dai valori che hanno cercato di trasmettermi la proprietà e la società, e cercando di rappresentarli al meglio con la massima onestà, con il massimo impegno, con il massimo rispetto per determinati ruoli, e ripeto, con la speranza di poter essere riuscito nell'intento. Assolutamente sì, anzi, devo dire, capitano, guerriero nel campo, capitano anche nello spogliatoio, perché poi non si finisce, no? Non è sì. Che si chiude dal campo e poi non si è più capitano neanche fuori. Soprattutto in una piazza con tanti giovani, sì. Avrei anche dovuto dare qualche consiglio, suggerimento. Ti senti questo? Questo fa parte poi, al di là della fascia proprio fisica che hai nel braccio, penso che fa parte di una crescita, no? Tu hai una maturazione, capisci determinate cose, vedi arrivare i giovani che magari qualche anno prima eri tu, ti responsabilizza questo, come nella vita, magari quando hai, penso, dei figli, certo. Fai una paternità, quindi hai la possibilità di crescere e vuoi in qualche modo trasmettere determinati valori. La fortuna mia, e ci tengo a dirlo, è che all'interno dello spogliatoio non ero solo. Avevo con me al fianco tantissimi altri ragazzi della mia età, tantissime gente di un determinato valore che rispecchiavano quello che avevo in testa io, e siamo riusciti, il famoso blocco squadra, la vecchia guardia, siamo riusciti credo a portare avanti determinati concetti e ripeto, non ho fatto niente da solo, anzi siamo stati una squadra all'interno della squadra, cercando, ripeto, di riuscire a fare il massimo. Ma ogni tanto nello spogliatoio poi anche si scherza molto, dai, il sogno di tutti è andare a curiosare cosa succede. Ma tu, lo scherzo più divertente che hai fatto qualche tuo compagno che ancora ricordi? Ma l'entusiasmo non deve mai mancare. Qualche scherzo particolare, cattivo? Quotidianamente erano scherzi quotidiani, dalle prese in giro alle partitelle perse, a dentifricio nelle scarpe, no? Anche. Al modo di come arrivava uno vestito, ad appendere i vestiti, credo che sono cose che le sto dicendo, ma i giocatori che mi stanno ascoltando, ricordano, avranno fatto anche di peggio, quindi credo che quello non deve mancare assolutamente, perché l'entusiasmo, il vivere bene in spogliatoio, il piacere di venire nello spogliatoio, credo che sia la cosa più bella. Ecco, se c'è una cosa che mi manca in questo momento, pur essendo in un posto, in una nuova squadra molto bella, molto, molto divertente, avere tutti i compagni attorno, il rumore dei tacchetti, preparare un allenamento, preparare una partita, quella è l'unica cosa che mi manca veramente. E in questo momento capisco, quando leggevo determinate interviste di ex giocatori, quando dicevano la cosa che manca più non è tutto quello che c'è intorno, ma è lo spogliatoio. Mi trovano pienamente d'accordo. Anche perché eri proprio piccolino da quando hai iniziato, quindi. Sì, dopo tantissimi anni. La vittoria che tutt'oggi ti lascia vibrazioni, sempre emozioni fortissime, quando pensi? La tua miglior vittoria, la miglior partita, ne hai una in particolare? Sì, io ovviamente l'emozione più grande, perché era alla fine e vedevamo il traguardo e non riuscivamo a raggiungerlo, poi siamo arrivati davanti, è ovviamente la promozione in Serie A. L'emozione più grande
della mia vita calcistica è stata quella lì, senza alcun dubbio. Non me ne vogliano vittorie a San Siro, a Torino, all'Europa League. Erano emozioni contenute. Lì venivamo da 9-10 mesi di emozioni continue, di alti e bassi, di vittorie già scontate, poi di cadute improvvise con un gruppo unico e fantastico, e poter alzare la coppa e poter in qualche modo entrare nel calcio più importante con la fascia al braccio e in questa città penso che sia stata per me la cosa più bella. Bene, io devo farti ancora qualche domanda, sì. Però ci spostiamo, andiamo al Mapei Football Center e possiamo ancora così curiosare qualcosa di sì. Inedito ed esclusivo per sì. Star Casino Sport. Star Casino Sport, siamo qui sempre con Francesco Magnanelli. Abbiamo cambiato location, ci siamo spostati, Francesco, abbiamo impiegato poco tempo dallo Stadio Ricci, abbiamo salito le scale, un po' come il cambiamento che tu hai recentemente fatto. Infatti abbiamo qui delle scrivanie, un computer. Ti sei già abituato a questa? Sì, diciamo che è una nuova vita, una nuova avventura. E ovviamente ho lasciato quella passata con mille emozioni e ho avuto la fortuna, mi è stata concessa la fortuna di intraprendere una nuova avventura che ho colto al meglio e ho colto subito anche ed ovviamente un ruolo nettamente diverso. Diciamo non sei più in movimento, non vedi più il calcio in un determinato modo, ma adesso incominci a vederlo in maniera diversa. Pur facendo questo sport da tantissimi anni, di qua ci sono tantissime dinamiche, tantissime cose diverse. Ho avuto la fortuna di entrare in uno staff comunque vada molto competente che mi ha dato la possibilità, mi ha messo subito a mio agio, e questo credo che sia un grande vantaggio per chi come me vuol provare a fare questo mestiere in un determinato modo. E ho la possibilità di imparare, che credo che in questo mondo e in questi tempi sia una cosa molto rara. Quindi dai, quando guardi i ragazzi seduti in panchina, ti rivedi in loro e probabilmente inizi a capire anche delle dinamiche che precedentemente non comprendevi appieno. Assolutamente sì. Ripeto, conosco il calcio sotto tanti punti di vista, perché avendolo fatto per tanti anni conosci tantissime dinamiche. Però di là adesso, come dicevi tu, ti immedesimi in alcune situazioni, capisci determinate cose e hai una sensibilità anche diversa. Certe sfumature leggi in modo diverso e soprattutto delle situazioni che prima vedevi magari in un determinato modo, adesso hai una visione un pochino più ampia e ti rendi conto quante cose girano intorno ad una scelta, quante cose girano intorno ad una preparazione di un allenamento, ad una preparazione di una settimana con l'obiettivo domenicale, e questo è per me una scuola a tutti gli effetti e spero di apprendere il più possibile. Bene, adesso vogliamo essere un po' più sciolti. Com'è Francesco fuori da tutto questo, da tutto questo contesto? Se tu non fossi stato un calciatore, che altro mestiere avresti potuto fare? Ma allora, ti dico la verità, io sempre desiderato di fare questo, sempre. Nella mia vita, fin da piccolo, ho litigato e ho combattuto per fare questo lavoro e fortunatamente si è trasformato in realtà. E se c'è una piccola cosa, mi è sempre piaciuto, ho pensato di poter intraprendere la scuola di fare il cuoco in qualche modo, perché comunque è una cosa che avevo dentro, poi nel tempo non ho fatto grandi passi in avanti, diciamo che faccio il minimo indispensabile, anche perché poi a casa c'è chi comanda e quindi cucina tua moglie. Ma comunque dagli ingredienti della determinazione in campo che hanno portato sì. I suoi benefici, quali ingredienti in cucina sono il tuo piatto forte? Ma cerco di, ovviamente facendo il giocatore, cerchi di mantenere una determinata linea, quindi quando voglio fare cose un pochino più particolari mi affido più al ristorante o a mia moglie. Io cerco di fare le cose un pochino più
nella vita quotidiana, con gli allenamenti, mantenere un determinato tipo di alimentazione. E tendenzialmente non mangio molta carne, tendo più a mangiare cose un pochino più diverse e quindi le ricette si basano un pochino più su quello. E lo sport comunque è un grande Ecco. insegnamento anche nel Sì, io ci mantenersi bene. credo, Ci io si ci credo molto in esatto. quello e anche qui a Sassuolo con i nutrizionisti, con il centro Mapei Sport si sta molto attenti. Il professionista, il giocatore non è più come prima, ma adesso sta molto più attento molto parte dell'anno, a parte un po' magari le Vabbè, vacanze, e certo. durante la settimana si tiene sia in forma fisica, ma anche tutto quello che circonda un po' l'atleta in generale, sono molto più attenti. Tre domande secche per conoscere un po' i tuoi Vai. gusti musicali, rock, pop o Wow. altro? Allora, nella musica mi trovo un po' in difficoltà, perché a casa non, io non ho grandi gusti musicali, ascolto un po' di tutto. La musica non è, diciamo, fondamentale nella mia vita. Conosco tanti ragazzi invece che non vedono l'ora di. Diciamo che ho una. Mia moglie è una rockettara Ah, sì? e gli piace suonare la chitarra e a casa girano Metallica, AC/DC, girano Guns N' Roses, girano un po' di tutto. Potrei andare, cioè, E sta vado molto d'accordo con tua moglie. cercando di portarci anche i miei figli e Bene. quindi diciamo sono un po' influenzato in questo. Invece, dalla musica al divano un attimo, sei più da copertina sul divano e film, oppure dai ragazzi usciamo tutti fuori, si va a Luna Park. No, assolutamente, sono da casa. Difficilmente arrivo alle 10 di sera perché la mattina inizia molto presto con i bambini e vanno a letto presto. Tendenzialmente, non dico che ci addormentiamo con loro, ma spesso succede. E quindi sono più da coperta, serie TV, addirittura addormentarmi con loro. Siamo molto, molto tranquilli sotto questo punto di vista e ci piace rimanere molto a casa. Quando eri in ritiro, eri più da passavi il tempo con il gioco da tavolo o la PlayStation? Allora, io PlayStation, non ho mai avuto PlayStation e non mi fanno impazzire i giochi. Capisco a chi gli fanno impazzire perché poi mio figlio che è iniziato un po' a capire di giochi, a giocare con varie console, sono fantastici. Però non sono mai stato un grande appassionato. Mentre mi appassiona invece il ritiro, lo stare insieme, il condividere qualcosa. Una volta si giocava a carte, adesso è ritornato un po', vedo i ragazzi che qualche volta giocano. Ed è molto più, secondo me, ti lascia molto di più quello che il Certo. giocare a delle console che capisco benissimo che sono arrivati a dei livelli fantastici e quindi ci sono varie fazioni. Ma quando giocavi eri uno scaramantico e probabilmente anche questa abitudine o rito, insomma, se è qualcosa che segui, lo porti ancora dietro? No, non sono scaramantico. Diciamo che adesso non più, ma quando giocavo avevo due o tre situazioni mie che non era un discorso di scaramanzia, ma era un discorso di ok, sono pronto, ok, arrivo a determinata partita, faccio determinate cose. È come una comfort zone, no? Dove dici hai fatto tutto quello che ti serve in settimana, finisci con quelle due o tre cose, sistemi e fai tutto come hai sempre fatto e sei pronto. Quello sì, è più che una scaramanzia, cioè non sono da cadensale Ok. oppure no, però ho due o tre mie cose, avevo due o tre mie cose dove diciamo, affrontavo la partita con sicurezza, diciamo, una relativa sicurezza mentale, che ero pronto. Grazie Francesco, sei stato gentilissimo. Ve l'avevamo promesso, avremmo avuto dei contenuti speciali per tutti gli amici di Star Casino Sport.